Buona domenica, appassionati di pasticceria, appassionati di cucina, appassionati della vita. Bentornato a te, Tiziana. Grazie Jennifer, buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, oggi la puntata dedicata ai dolci, alla nostra pasticceria, e tu ci proponi un grande classico completamente rivisitato. Certo. Come proprio nel tuo stile. Certo, nel mio piccolo mi diletto nella pasticceria e abbiamo ripreso... Chiamiamolo la merenda dei campioni, la merenda di quando eravamo bambini. Pane e cioccolata. Sì, pane e cioccolata, che ovviamente... A chi non piace. Infatti, ovviamente è rivisitata estiva, okay. E ho preso comunque questi ingredienti perché ho pensato comunque d'estate abbiamo questi ingredienti nelle dispense che non vogliamo usare sia per il caldo comunque... per tempo, insomma. La famosa crema gianduia di cui non facciamo il nome, che infatti, abbiamo tutti, certo. Praticamente diventa liquida per quanto fa caldo. Bravissima. Poi non è che ne abbiamo così tanta voglia, quindi dobbiamo un po' sdrammatizzarlo questo certo, grande classico. Ho cercato di fare un dolce fresco, diciamo a cucchiaio in questo caso, e sfizioso, insomma. Che abbiamo chiamato pane e cioccolata estivo. Estivo. L'abbiamo, ripeto, stravolto, aggiungendo qualche ingrediente in più che comunque penso che a casa abbiamo un po' tutti. E quindi... ti spiego gli ingredienti. Abbiamo bisogno di panna fresca, della menta fresca, qualche granella di zucchero o meringhette che comunque abbiamo quando facciamo le torte, e delle mandorle che possono essere già al lamello, delle mandorle comunque da tostare, frutti rossi, crema gianduia, del pane raffermo che comunque a casa abbiamo sempre, e zucchero semolato, infine la birra fresca che a casa d'estate penso che abbiamo tutti. Beh, chi non ha la birra, ma mi chiedo come inseriamo la birra qui. E ora sono proprio curiosa. Ti faccio vedere. Innanzitutto tostiamo il pane, quindi il pane raffermo, togliamo la crosta, tagliamo a dadini e spadelliamo in padella o con del burro oppure solo senza nulla. Lo facciamo semplicemente, semplicemente tostato. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo e questo è il risultato. La nostra base. La nostra base. Una ciotolina. Ci andiamo a mettere questa nostra crema gianduia. Se non si ha la crema gianduia, abbiamo del cioccolato fondente o al latte, facciamo sciogliere e lo usiamo lo stesso. Mettiamo della panna. Facciamo vedere, quindi semplicemente crema gianduia e panna. Certo. Ok. E andiamo a mescolare. Creiamo proprio una, diciamo, una zuppetta. Sì. Poi più la montiamo e più diventa, si ferma. Sì, esatto. Infatti, come vedi, guarda, inizia a tirare. Aggiungiamo poco in più di panna. E ok. Nel frattempo prendiamo un pentolino. Se vuoi giro io. No, diciamo che già ce l'abbiamo pronta, te la spiego soltanto. Nel frattempo prendiamo un pentolino, ci mettiamo questo bicchiere di birra, mettiamo lo zucchero e mettiamo a bollire. Dobbiamo ridurre la birra e fare una glassa che il nostro Emanuele ora ci passa. Ok. Questa è la nostra una che abbiamo messo in una sacca a poche, una glassa di birra. Quindi facile. Che dà un po' di amarezza e dà, diciamo, una parte alcolica al piatto. Che meraviglia questa cosa, Tiziano. E questo è la nostra crema gianduia. Che è sempre fresca, che possiamo fare sempre più dura o un po' più cremosa, morbida, in base anche ai nostri gusti. Bravissima. Ci siamo già, siamo già pronti per impiattare. Secondo me sì. Dai! Che vi spiego, ripeto, la birra la facciamo ridurre, non facciamo ridurla troppa, che comunque inizia a essere collosa già nel pentolino, sennò diventa una pietra. Dobbiamo ridurla del 50%. Anche se è un po' lenta, come si raffredda diventa una glassa. Una glassa. Ok? Perfetto. Andiamo ad impiattare. Quindi a questo punto possiamo questo comporre dolce. Il nostro piatto. Sì, è semplice, è facile, con tutti gli ingredienti che abbiamo a casa, non ci dobbiamo impazzire, cotture. Devo dire che allora la Nutella, e quant'altro. La Nutella o la crema gianduia, vabbè, l'abbiamo tutti a casa. Sì. E poi la panna fresca, anche perché è una cosa che solitamente è in dispensa. Sì, pure se non si ha la panna fresca, usiamo una... la panna, anche che non è una panna fresca che deve stare in frigo. L'importante è che abbia questa consistenza. Certo. Poi guardate come si monta bene, cioè basta semplicemente girare un po' a mano ed diventa perfetta. Eccola qua, la lasciamo un po'. Che così. Bella. Andiamo a mettere il nostro pane tostato. Per
posso dire una cosa, Tiziano? È anche una ricetta di recupero, perché serve anche per recuperare il pane che avanza purtroppo inesorabilmente, non so, a casa tua. Infatti ho detto proprio, cioè, un discorso, quello che si è in dispensa, che comunque è una ricetta di recupero con qualche piccola aggiunta, ma quasi nulla, perché ecco, le mandorle anche sono quelle cose che a casa, cioè perlomeno io d'inverno ne utilizzo tantissimo per la preparazione dei dolci, soprattutto quando magari si fa anche il parrozzo, no? Periodo invernale, quindi poi avanzano, così come anche la crema gianduia, il pane, non ne parliamo, quindi abbiamo la birra, l'abbiamo tutti, quindi sostanzialmente è veramente, io la definirei quasi una ricetta di recupero con un risultato a dir poco veramente eccezionale. Poi, ecco, se non abbiamo le meringhe a casa, possiamo utilizzare anche gli zuccherini, quelli bianchi. Sì, la giusto? Granella di zucchero, diciamo, io ce lo metto per dare una dolcezza in più e una croccantezza. Se no non le mettiamo, cioè non è che... Certo. Stessa cosa anche per i frutti rossi, ci stanno benissimo, però insomma... Se non li abbiamo, non lo sia, la base, non è, problema. È proprio la base che possiamo, cioè, possiamo mettere dell'uva, possiamo mettere della pesca. Sì. Ah, dai, infatti. Sì, ci metto il frutto anche rosso. Anche secondo me, sì, con la cioccolata. Metto il frutto rosso solo per una questione di acidità, solo sì, per quello. Vero, stanno benissimo insieme. Ci mettiamo un po' di menta, che dà il fresco. Poi non so tu, ma io adoro la menta fresca. Chi lo dice? Cioè io la mangio anche così, di una freschezza. Mi ero dimenticata della birra. Ci mettiamo questa glassa di birra. Innanzitutto la faccio assaggiare. Sono proprio curiosa, sono veramente curiosa. Che ne pensi? Il colore è bellissimo, sembra quasi del caramello. Ah, quanto è buona! Incredibile! È buonissima, Tiziano. Ok. Secondo me, dimmi, nessuno capisce che si tratta di birra. Vero? Però si sente. Si sente, ma è buonissima. Poi la birra è dolce. Sì, dipende anche dalla birra che scegli. Quindi sta proprio bene. Eccola qua. Che buona. Sono rimasta veramente stupita dalla bontà di questa glassa di birra. Complimenti, grazie, Tiziano. Questo, ecco, noi l'abbiamo chiamato pane e cioccolata. Sì. Estivo, effettivamente ci sono proprio tutti gli elementi tipici e caratteristici del pane e cioccolata, quindi abbiamo cioccolato, poi abbiamo aggiunto la panna, questo sì, pane raffermo, ricetta di recupero, ricetta golosa, fresca, estiva, veramente non manca nulla, un'idea perfetta anche per, grazie, una merenda. Sì, una merenda, per un dopo cena. Colazione, oddio, forse no, però... Ma perché no, io direi? Per i golosi, perché no? Per i golosi, perché no? È vero. E questo è quanto, molto semplice. Tiziano, io ti ringrazio. Grazie a voi, e come sempre. E anticipo ai nostri telespettatori che insieme al nostro chef, molto presto, faremo delle ricette solamente crude. Sì, quindi voglio comunque omaggiare... telespettatori di la mia storia anche comunque del pesce crudo, cioè del pesce, quindi spiegare un po' quale pesce mangiare crudo e come, certo, le ricette che possiamo fare, ovviamente non, aprendo un po' più gli esatto, schemi, esatto, perché il solito pesce marinato, invece noi, certo, facciamo vedere comunque degli abbinamenti un, certo, po' particolari. Spiegheremo un po' le tecniche, certo, le accortezze, sì, cosa bisogna scegliere, come, certo, fare, lo faremo nell'arco di una settimana, sì, anche perché l'estate è il periodo perfetto, infatti, per fare questa cosa, quindi rimanete sempre sintonizzati su Rete 8, su Chef in Cucina. A domani. A domani.